Bentornati ragazzi sul canale Fotei Rossi col vostro Tommy. Eccoci qua, riprendiamo da dove ci siamo interrotti nell'ultima parte di Pokémon Diamante Lucente Remake. No, non devo rientrare nella palestra. Che abbiamo incontrato uscendo dalla palestra il nostro amico Barry, che ci ha detto di andare in biblioteca. E ora andremo. Questa è la biblioteca di Canalipoli, quindi ora noi ci entriamo e vediamo cosa vuole Barry. Ciao, buonasera signore. Cioè, questa è la biblioteca di Canalipoli, mi raccomando, non fai rumore qua dentro. Certo, facciamo silenzio. Guarda, io ho il passo felpatissimo, inizio, eh. Faccio più rumore io di non so che. Ah, qua c'è Barry. Vieni, Tommy. Vengo, vengo. Vediamo che mi devi far vedere cose interessanti. Oh, c'è Lucinda e il professor Rohan. Eccomi, nonnetto. Sono andato a prenderti, Tommy. Come se mi avesse acchialappato, rapito, va bene. Ok, io vado allora, a dopo. Ah, certo, tu te ne vai, un discorso riguarda solo me. Ok, capisco. Bravo, hai capito di rimanere. Noi ci siamo tutti finalmente, Tommy e tutti gli altri, ascoltate bene. In caso qualcuno avesse dimenticato, io studio l'evoluzione dei Pokémon. Ma più studio e più aumentano gli interrogativi. Alcuni Pokémon si evolvono, altri no. Ma perché c'è questa differenza? I Pokémon che si evolvono sono forse quelli biologicamente più immaturi? Se così fosse, dobbiamo pensare dei Pokémon leggendari che non si evolvono. Sono forse creature perfette? E qui che viene il bello. Sembra che nei tre laghi di Sinnoh ci siano dei Pokémon miraggio. Se riusciamo a raccogliere dai su di loro, potremo saperne di più sulle evoluzioni. Ho bisogno di aiuto da ognuno di voi per questo progetto. Vorrei che mi aiutasse a trovare questi cosiddetti Pokémon miraggio. E come io non ho nemmeno ricevuto un Pokédex. Di chi è la colpa? Non sono io quello che è corso via prima di ricevere il Pokédex. Ad ogni modo, non importa. Vedere i Pokémon con i propri occhi è molto importante e diventa la natura esperti. Conti Purusino è anche un'ottima scusa per riempire ancora un po' il mio Pokédex. Tommy, vieni anche tu, vero? E in caso contrario, vi avrei comunque costretti ad andare. Certo, se magari avessimo detto di no, lui, no, dovete andare per forza. Dunque, i laghi sono tre, e casualmente voi siete tre, quindi direi che potreste dirvi di indagare separatamente. Mi pare un'ottima idea. Lucinda, tu hai la coverità. Va bene. Barry, poi io ti invece vado ad indagare alla Caduzia. Dovrei arrivare quasi fino a Nevepoli. Il percorso è imprevisto, c'è bisogno di andare in gamba. Fantastico, nonnetto, lascio dire, davvero occhio quando si tratta di altre forti. Quindi resta Tommy che andrà al lago Valore. E noi siamo volorosi, naturalmente. Se non ricordo male, tra Lupepoli e Pratopoli. Cominciano a succedere le scosse. È finito. State tutti bene? Usciamo, ma facciamo attenzione, non sappiamo in che condizione potrebbe essere la città. Forza, Tommy, sbrigati, ma fa attenzione alle scosse di assestamento. Sì, facciamo attenzione naturalmente, professore. Arriviamo, arriviamo, corriamo. Rapidi come il vento. Ciao signorina, ci vediamo. Quel tremore non era per nulla naturale. Arriva un marinaio. Ehi, avete sentito? Appena accaduto una cosa tremenda. Sembra che ci sia stata un'esplosione al lago Valore. Al lago Valore, dove dobbiamo andare noi naturalmente. Boom, ha fatto proprio così. Kaboom, io direi. Nonnetto, io vado al lago, ho un terribile presentimento. Quel ragazzo non riesce a star fermo un momento, però devo ammettere che anch'io sono curioso di sapere di cosa si tratta. Non ho idea di cosa stia succedendo al lago Valore, ma dobbiamo scoprirlo. Ma prima detto, vada alla scelta, ricordi di essere sempre molto cauto. Non ti raggiungeremo non appena avremo più ispezionato il lago Verità. Allora tutto bene, Tommy, non ti preoccupare. Io non mi preoccupo. Bene ragazzi, sembra che la nostra scampagnata all'Isola Ferrosa ancora non sia il momento, perché dobbiamo andare al lago Valore a vedere cosa è successo. Naturalmente c'è il Team Galassia che trama dietro le quinte. E noi siamo eroi impavidi che andranno a sconfiggere e ostacolare i loro piani. Allora, ma faremo prima a prendere il volo, io direi. Ma sarà meglio andare da Pratopoli o da qua? Io direi da Pratopoli, dai. Ci vediamo al lago Valore, ragazzi. Eccoci arrivati, ragazzi. Siamo dove si entra per il lago Valore. E qua è dove stava combinando
quel team, quella regola del team Galassia voleva far scoppiare una bomba, alla fine l'hanno fatta scoppiare veramente. Lago Valore, e non c'è più acqua naturalmente. Ragazzi, rimettete l'acqua. Ok, questi vanno al lago Verità. Oh, c'è un Magikarp che fa splash. Ora veramente è un momento per fare splash. Vogliamo andare soltanto dentro la grotta, lasciateci in pace. Regolo del Team Galassia. Ma quei capelli a caschetto, mamma mia. Blemiao. Su, piccolo Blemiao, su, fatti un bagnetto, facciamogli un bagnetto sporco, però è un bagnetto. Che fa, provo, eh? Io ti volevo fare un bagno, ora ti farò qualcosa di peggio. Te l'avevo detto. Tu mi provo? Krugon. Più bellino tozzi troppo. Come fa male la geoforza? Noi siamo molto forti. Ah, tanti magica. Oddio. Neanche il Team Glass che a farsene dei magici, che pochi meno inutili. Ma poverini, ho capito che sono un po' inutili quando non sono evoluti, però. Ecco la grotta. Però prima dobbiamo vedercela con loro. Che c'è? Sei anche tu fra quei babbei che abbiamo convinto a stare di guardia all'entrata? Ma non importa, qui sei soprattutto a questo punto. Le cose stanno facendo davvero divertenti. Tutti i Pokémon leggendari verranno tutti al nostro covo a Rupepoli. Grazie di averci detto dove è il covo. Ehi tu! La pressione procede senza intoppi, il capo dovrebbe essere soddisfatto. Lo facciamo per il bene di tutti, ma soprattutto per il bene del Team Galassia. Oh, il terzo capo comandante. Conosco quegli occhi. Non sei tu il ragazzino che si è introdotto nel covo del Team Galassia via Poli? Gioivia dovrebbe vergognarsi se sta abbattendo un poppante come te. Non chiunque supponga il Team Galassia deve essere annientato. Non verrà tollerata la benché minima ostilità. E parte la nostra lotta col comandante del Team Galassia. Quello che non avevamo ancora incontrato. Saturno! Che debole! Abbiamo mosse che non gli fanno tanto tanto male però. Però lui le sente. Gastro non si fa sentire. Piove un po', le mosse di fuoco sono ben pulite. Si sente.
Bravissimo, bravissimo. Ovviamente per ora è come se gli stanno facendo un danno normale le mosse, perché c'è la pioggia. Voleva confondere e ci è riuscito alla fine. Grazie. Però attacca, dai. Ma ci vuole il nostro amico Castro. E lui è tozzi, proprio. Qualcuno di intelligenza. Salve, quello che è bellino, lui è molto più bellino di della sua prima. E soffre tantissimo la geoforza. Ci sai proprio fare, ora ho capito perché ti fanno in galassia. Mi sono lasciato sconfiggere anch'io, sono riuscito solo a guadagnare tempo. Ma non importa, un bambino come te non riuscirà mai ad arrestare il corso del tempo. Il Team Galassia attuerà i tre Pokémon leggendari dei laghi. Con il loro potere creeremo un universo completamente nuovo. Ormai Martes dovrebbe avere già catturato il Pokémon Lago Verità. Qua hanno già preso il Pokémon, hanno preso... Era Azul? No. Qua hanno già preso il Pokémon. Niente. Al Lago Verità. Io direi di andare subito al Lago Verità. Ovviamente torniamo a casa a due fogli. No, non devo tornare, non devo entrare in casa. Scusa mamma, torniamo più tardi. Guarda, non ti... Oh, Domi, che tempismo, quei tipacetti in grasso vengono a cattare il Pokémon leggendario, devi aiutare Lucinda. Subito! Abbiamo qualche ostacolo che ci impedisce di arrivare da Lucinda. Proviamo con Metrono. Non uscirà niente di buono. Oh, invece è uscito qualcosa di buonissimo. Grande Togepi. Che...
almeno Colbert abbiamo sconfitto, perché dopo viene recuperato un po' attaccare. Cambiamo dopo di ormai. No, povera Gardevoir. Oh no, 2000 miau. Niente, Gardevoir non è la persona adatta a fare questo lavoro. Bravissimo, ottimo lavoro di squadra. Passiamo ai prossimi. Però dobbiamo cambiare Pokémon come secondo. Lazzaro è più adatto. Un attimo. Andiamo lì pure qualche pozione. Gastrodon, così si riprende magari un pochettino. Bene. Ah, e là c'è l'altro capitano del Team Galassia. Manca poco ad arrivare a Lucina, dai. Geoforza su di lui, che Beautyfly anche nel volante, quindi Drago Dan. Le mosse io sono migliori. Li prendiamo tutti e due al mondo. Avrebbe eliminato il seguito, penso, Gastrodon, ma è più veloce l'Azura e quindi. Li abbiamo sconfitti. Bene, ora possiamo andare a aiutare la nostra amica Lucinda. Eccoci Lucinda.
quella faccia, che brutti ricordi. Parlo dell'impianto turbina, ho avuto parecchi guai per causa tua. Cos'è quella faccia? Ti ricordi me? Voglio sperare, va bene, ti dico chi sono. Io sono la fortissima e affascinante Martes, una comandante del Team Galassia. Allora che ci siete qui per salvare qualcuno? Non avete nessuna possibilità, nemmeno la più infima. Vi batteremo. E vai con la seconda comandante. E Iacco. Oddio, che brutta l'evoluzione di Lemiao. Mio figlio Lazio entra in campo. Ai! Lazio. Ruota fuoco. Ah, maledetto, ha resistito. Ma basta se sono girato. Non è più inferno, insomma. Mamma mia, sempre sto girando gli hanno fatto. Ma lui ce la fa. No, non voglio imparare più di niente. Di nuovo, certo, che pensavi? Ho perso di nuovo prima dell'impianto relavori, che è tutto per colpa tua. Una cosa del genere non può succedere a una comandante del Team Galassia. Calmati, Martes. In fin dei conti, io la mia parte l'ho fatta. La mia missione è quella di portare il popolo del lago al nostro covo, e l'ho fatto senza problemi, quindi missione compiuta. Compagni, andiamo, il capo ci sta aspettando al covo, i Pokémon dei tre laghi in qualche modo sono tutti collegati. Grazie alle tenace di Saturno, al lago Valore ha perso una grotta, e la grotta dove dormiva il Pokémon Mesprit. Probabilmente Mesprit è comparso anche per aiutare i suoi amici. Ma che dire, ci è andata proprio bene, è stato felicissimo catturarlo. Ricapitolando, Mesprit è la divinità delle emozioni, Azef è la divinità della volontà e Uzi la divinità della conoscenza. Ora che li abbiamo presi tutti, potrai vedere quali sono i piani che il Team Galassia ha per loro. Capisco, lo stesso è successo anche al lago Valore. Un altro buon leggendario è stato portato via il Team Galassia. Avete entrambi affrontato i veri e propri criminali. Il fatto che ne siete usciti illesi è di per sé una buona ragione per festeggiare. A proposito del lago Arbuzia, Beri non sarà in pericolo? Quindi dobbiamo arrivare alla Barbuzia. Domi, questo sta accadendo, quindi chissà se i pochi dei laghi sono stati. Quindi dobbiamo andare alla Barbuzia a salvare il nostro amico Barry. Ah, dobbiamo arrivare qua, a Nevepoli. Ma io prima voglio andare all'isola per Rosa.
facciamo una cosa. Andiamo a esplorare la... Andiamo a vedere un attimo l'isola ferrosa. E poi cominciamo a dirigerci là. Se possiamo andare all'isola ferrosa. Dove vuoi andare? All'isola ferrosa. Così vediamo anche l'isola ferrosa nel momento, un attimo. Si parte. Alzate il ponte, su su. Na 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 na. Bene, eccoci qua sull'isola ferrosa. Ma non c'è nessuno, però c'è un letto dove possiamo forse riposare? No, ci possiamo riposare, mannaggia. Una canzone inquietantissima. Ah, andiamo col nostro incontro. Abbiamo trovato la ferropalla. Questa è buona per i Pokémon tipo acciaio. Speriamo di trovare qualcosa di interessante. Super repellente. Growler. C'era un Graveler che si è autodistrutto, mamma mia. Ha posto fine alle sue sofferenze da solo. Ok, possiamo andare avanti. Mi ho scordato la una Pokéball. Si scende. La Pokéball la recuperiamo dopo. Oh, tu sei... Oh, sei Domi, io sono Marisio. Sono un allenatore. Sì, è un po' strano che mi alleni qui. Se vuoi possiamo fare squadra io e te. I Pokémon soldati ci sono qui, sono pure ripeti. Hai deciso di unirti a Marisio. Ci siamo uniti a un nostro nuovo compagno. Se Pokémon si staccano io posso metterli in forma. Eh sì, per favore. Ci sono questi da affrontare. E questo è andato pure. Prossimo. E abbiamo sconfitto anche questo qua. Andiamo avanti. Ma tu mi puoi curare i Pokémon invece di starmi qua attaccato al culo? Ultra Ball. Comunque penso che lui ci darà Lucario.
Otteremo mi sa. Vediamo la sfera. Pozione max. Mamma mia, questo è il labirinto. Usiamo un super repellente perché mi sono occupato di trovare Pokémon. Oh, ci sono due membri di Team Galassia. Procediamo spediti. Non di qua naturalmente. Calamità. Possiamo andare avanti. No, praticamente è finito. Beh, siamo quelli piccoli. Possiamo andare da questa parte. Bene, abbiamo sconfitto anche loro e eccoci qua i due del Team Galassia. Ben detto fratello, ora cosa faremo? Potremmo aiutarti Pokémon da questa sua ruggine. Condividiamo gioia e dispiacere, è così che abbiamo tutti i natori Pokémon della regione Sinnoh. Non permetto a nessuno di sottrarsi a questo codice morale. Forza dammi, questa è una lotta che non possiamo perdere. Prossimi e ultimi Pokémon. Golbat. E un Spanish. Io vado sempre di bambino. Lui è sempre di palmo forte. L'ha paralizzato perché. Vediamo se la bambina le linea tutte e due. Andiamo su questo. Ho
soffitto le regole del film d'azione. Poveri stolti. Ok, possiamo andare. Che disdetta, voi due, i vostri Pokémon formati un team imbattibile. Tagliamo la corda, socio. Ben detto, fratello, non sappiamo nemmeno quale sia questo grande piano del Team Galassia. I due esclusi del team. Grazie, mi è veramente un grande aiuto. Ascolta, ho qui un nuovo di Pokémon. Lo vuoi tu? Sì, certo. Grazie, vorrei che mostrasse il Pokémon per nascita per un sacco di posti diversi. Aggiunge la squadra. Però vi mettiamo a posto. Voglio far schiudere l'uovo, però facciamo così, possiamo però Togepi. Tu nel frattempo stammi bene. Certo amico, non ti preoccupare. Andiamo verso l'uscita. Lento. Abbiamo ottenuto la pietra brillo. Quella che serve a evolvere Togepi. Se non sbaglio. Bene, eccoci qua fuori dall'isola ferrosa. Aspettate un attimo che andiamo a recuperare quella Pokéball che ho lasciato indietro. No, vogliamo il repellente, così ci sbrighiamo. Eccola qua, fune di fuga. Naturalmente c'è utile per scappare, ma non per altro. Allora possiamo tornare da questa parte e uscire finalmente dall'isola ferrosa. Ok, abbiamo ottenuto finalmente il nostro uovo di Riolu, che io quello che volevo era. Bene, possiamo tornare a Canalipoli. No, non dobbiamo attivare un'ancora. Leviamo le ancore! Ed eccoci qua, tornati a Canalipoli. Tanto voglio provare una cosa. Aspettate, prima di salutarci. Sì, esattamente. Certo. E finalmente Togekick si evolve. Ed eccolo che si evolve nel nostro bellissimo Togekiss. Che bellissimo questo Pokémon. Mamma mia, che bello che sei. Etere Lama. Certo che te la facciamo imparare. Però leviamo. Mettere là uno sdoppiato. Io levo sdoppiato. Ok. Ed era quello che volevo, naturalmente. Però per ora lo mettiamo da parte. Il nostro bellissimo Togepis. Perché devo far schiudere questo uovo. E lo farò schiudere naturalmente. O mentre non registro. O lo chiuderà insieme a noi la prossima volta. Tutto questo è da vedere. Bene ragazzi, io direi anche che sia il nuovo. Allora, bene ragazzi, per questa parte è tutto. Un saluto dai Foderossi e dal vostro Tommy. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo con la prossima puntata di Pokémon Diamante Lucente. Ciao ragazzi.